Tigella modenese con pesto modenese, quello con il lardo battuto buonissimo. Oggi esaudisco una richiesta di Angela e le prepariamo subito insieme, ma prima sigla. Innanzitutto sciogliamo bene il lievito, poi incorporiamo tutta la farina per non avere liquidi liberi e trasferiamo sul tagliere, perché ormai lo sapete, io non riesco a impastare in ciotola. Incorporiamo bene lo strutto all'impasto e sì, prima che me lo chiediate, potreste anche sostituirlo col burro, con l'olio, ma francamente con lo strutto vengono meglio. Dategli una chance allo strutto. Lavoriamo l'impasto per qualche minuto fino a renderlo ben liscio, omogeneo ed elastico. E lo mettiamo a lievitare in una ciotola, meglio se è di legno o plastica, coperta da pellicola, io uso la mia stoffa cerata, trovate il link a fine video, e un canovaccio pesante, così non seccherà la superficie. Pochi colpi di mattarello fino ad avere uno spessore di circa un centimetro. Dopodiché ricaviamo dei dischi di 8 cm di diametro. Impastiamo nuovamente i ritagli, stendiamo di nuovo e andiamo avanti così fino a ottenere tutte le nostre tigelline. Il pesto modenese è in realtà un battuto che va fatto a coltello, rendendo il lardo quasi cremoso e ben insaporito con gli aromi. Vi consiglio l'utilizzo di un coltello grande a lama pesante e liscia. Il risultato dopo la fatica, vi garantisco, sarà poetico per il palato, provare per credere. Dopo aver spalmato la cunza sulla tigella, a Modena alle volte si usa anche spolverare sopra un po' di parmigiano grattugiato. Per la cottura delle tigelle è tradizione usare la tigella, ossia l'attrezzo tipico che dà il nome alle focaccine. È però probabile che voi non l'abbiate, oppure perché essendo in alluminio non vada bene sul piano induzione come nel mio caso. Quindi le cuociamo in padella in modo semplice. La padella deve essere ben calda, il fuoco medio-alto e cuociamo per circa 5 minuti per lato. Man mano che le tigelle saranno cotte, è importante tenerle al calduccio in un cestino foderato da un canovaccio ripiegato, così rimangono belle caldine fino al servizio.
Grazie per aver guardato il video e se anche tu vuoi che ti faccia una ricetta, scrivimelo nei commenti, cercherò di fartela quanto prima. Ricorda, per supportarmi, iscrizione al canale e soprattutto condivisione del video. Al prossimo video, ciao!